per andare fino alla fermata puoi usare questa, sai? È un po' vecchia, ma fila via bene. Grazie. Dani, profugo libico, è ospite di una casa accoglienza in un centro piccolo del Trentino. Accolto dalla comunità e rispettato dal vecchio Pietro, l'artigiano falegname per cui lavora, l'uomo non sembra vivere il problema dell'integrazione, ma porta dentro di sé il dolore di una perdita che gli impedisce di essere il padre di una bambina. Spesso però la sofferenza diventa sopportabile e comprensibile quando si trova qualcuno con cui condividerla. Compagno imprevisto di questo viaggio dell'anima è Michele, un ragazzino costretto a confrontarsi con la morte del padre. C'è la paura. Ma se l'ho anche fatto tu? È bello qua, tutto verde. In La prima neve, il regista Andrea Segre libera gli uomini dalle conflittualità culturali e lascia che sia l'ambiente circostante a fare da controcanto. I due protagonisti, attraverso molti silenzi e pochi dialoghi, danno corpo alla tematica della perdita, che qui è presentata in maniera essenziale, senza accenti esageratamente drammatici. Devo farti vedere una cosa. Così, volendo seguire un'evoluzione intima e personale, Segre ha fatto del singolo uomo e delle sue infinite mancanze il centro stesso dell'universo cinematografico.